il petrolchimico di Porto Torres produce 40 milioni di stipendi all'anno, 40 milioni, e gli operai lavorano, molti muoiono di tumori, insomma lavorano all'interno di quella mostruosità di fenolo, toluolo, benzene, eccetera, eccetera. 40 pale eoliche, la metà dei USA, no? Come grandezza, producono 40 milioni di euro. Preciso è USA mostruosità che invece importa Torres. Cale sarà lo porto? Smantelliamo. Sporto Torres, che a lui c'è una ricchezza impressionante, che oggi ci stanno rapinando. E i USA signore stanno facendo una rapina legalizzata, noi vivi. Quindi il dovere nostro, i teste, di opporci assolutamente a questo tipo di realizzazione. Come? Innanzitutto trovando degli handicap progettuali, o quale si sia. E in ogni caso il più semplice, il più facile, il più naramusù legittimo, che le popolazioni, tutte e tre, poi avremo altri supporti regionali che danno forza a questo tipo di iniziativa, che è politica, fare un referendum da oggi al 20, una domenica mattina, che la popolazione certifichi col suo voto l'opposizione a questo tipo di progetto. Intanto diamo tempo, sul repiramo, su tutto, signor Gagnac, anche nella velocità, no? Hanno 200.000 trucchi. L'altro che ho visto, che ho una grandissima paura, molti sindaci che percepiscono 1.500 euro al mese, all'indomani dell'approvazione di queste autorizzazioni, sono vestiti sfacciatamente in Maserati Biturbo. È chiaro quello che io vi sto raccontando, no? La macchina politica a bene di Uriala, seduto sana, qui dietro ci sono banche, dietro le banche ci va un montone in aria di un montone di attività, e non comprendiamo ancora, per cui spendere, no? Nell'apparato politico, perché è nell'apparato politico che trovano le complicità, che poi convinceranno a voi, e non cadiamo nella trappola, no, è troppo vicino. Ah, ma che la possiamo? Lo mettiamo lontano. Anche nel... No, no. Quel vento è il nostro. Quel mare è il nostro. Questa terra è sanofra. E se facciamo un investimento di questo tipo, lo dobbiamo fare noi. Noi soso. E se necessita energia gratis, tanta e abbondante, vuol dire che il comune di Narbolia, de San Veromilisi, l'altro coinvolto, Cuglieri, si pone tre palazzi eoliche o ma a mare fuori dalla linea dell'orizzonte o in montagna, ci convinciamo di usare panorama, che a noi c'è un problema panorama, è bello, è metafisico, che a noi siamo già essere ricchissimi di energia, che non siamo poi piantare pizza banana nei nostri orti, ma cambia tutto, è qualche cosa che ti cambia il punto di vista e anche dell'esistenza. Casicuto resessi a fare di questo tipo di cosa, in eterno avrete uno sfregio nell'anima, che non vi vogliono fare più nulla sopra di questa cosa. Perché ho visto pastori piangere, che nei loro terreni vanno una torre alta, 100 metri, so, e ogni anno gli danno miseramente 1.500 euro, che hanno visto sulle aranzana un milione di euro. E li ho visti piangere, disperati, so, ma hanno fregato, ma hanno tutti. Perché il rapporto poi diventa intimo e profondo, esistenziale. Caisso Sobalene, questo signore, 99 come te percentuale. E noi sì, i miseri sardi che piangono e che le mani intervengono, 1%. Ma non solo in dinari, nella persona nostra. Cosa gli racconterete ai vostri figli? Che non siamo benito su mare, che non siamo benito il sole. Il vento, io mi vergogno, intanto devo farlo battaglia, subito, immediatamente, oltre c'è una ingiustizia eterna, semplicemente per dignità, e non fatevi fregare da dati tecnici, lo sposteremo oltre la linea dell'orizzonte, così il panorama, no, noi chi c'è di panorama, e chi c'è di economia,
molti soldi, cioè del più grande pozzo di petrolio esistente e superiore a tutte le miniere che ci hanno rapinato, poiché in Furtei, la giunta regionale, quanto avete stanziato, dottor Diana, per risanare la miniera dei Furtei, no? Mi sembra, ho letto, 150 milioni di euro, perché i signori australiani, autorizzati da noi ovviamente, si canale ad Usoro, avranno speso 10 milioni di stipendi in quel periodo di saccheggio. Adesso la comunità sarda deve ripendere 160 milioni per prosciugare questo lago di cianuro di potassio che ha dovuto finire, no, saremo occupati 30 persone, cioè 1200 euro, no, adesso noi tutti dovremo spendere 160 milioni a risanare e accontentare i signori australiani e alcuni politicanti che si canaleano sui nari sotto banco, che si è comprato non la Biturbo, magari il Porsche Carrera, Cusuefe su Yu. Allora dobbiamo essere coscienti che noi siamo su una ricchezza enorme e la dobbiamo amministrare solo ed esclusivamente noi sardi, che sia capitale, eravamo su un pubblico, un misto di capitale pubblico e privato, ricontrattare quelle oscenità di 99 a 1, minimo 50%, che solamente gai, noi non potremmo su a caracare a quei signori svizzeri che si clausurano io venne a Monte Carlo, perché questi se ne ridono. E ormai l'opinione diffusa è già scollata in Sardegna. Gli dai 1500 euro a Subastore, oppure gli danno la televisione, l'altro c'è ancora la salga, e su un sindaco, dagli 3.000, o una villetta, chissà dove, no? Infatti sono tutti nuovi come cercarli, la situazione che state vivendo voi, la stiamo vivendo noi in provincia di Sassari, no? E vado un accercamento concentrico, ed è ferocissimo. Quindi, massima attenzione, voi, cioè noi, il popolo, verso i signori politici e politicanti, propongo che si faccia un referendum immediato, perché noi a Bulzi, cioè a Nulvi lo faremo fra alcuni giorni, ne diciamo assolutamente no, e lo poniamo in reciproca trattativa, e proporranno delle grosse briciole, ma sempre briciole presa.